Grazie. Grazie fratelli veronesi. Diciamo che queste elezioni arrivano in un momento particolare ed è importante essere al governo. Io ho già in mente chi portare al governo e porterò anche gente di Verona. C'è il sindaco di Roma che gira per tutto il Veneto a dire che lui porta a fare il ministro di Veneti, a parte che questo dimostra poco serietà, perché per portare uno a fare il ministro devi sapere che è capace di farlo. Sono le promesse elettorali, è entrato qui nel Veneto, diciamo Veltroni è entrato in un bar, ha detto da bere per tutti, però pagate voi. Americano, compro americano. Sei un figo! Da bere per tutti, però pagate voi. È la solita storia. Comunque, questa elezione avviene in un momento particolare e importante. È finita la globalizzazione. Vuol dire che dopo anni che abbiamo dovuto ascoltare i predicatori massoni e i predicatori di sinistra che ci spiegavano che saremmo diventati tutti ricchi e tutti uguali nella ricchezza. Diciamo, oggi sappiamo che non è vero, non è così. Oddio, si capiva già subito che non poteva essere così. Se il petrolio è sempre uguale, il petrolio prodotto, se si aggiunge anche la Cina a chiedere di comprare il petrolio, è evidente che il prezzo del petrolio non può che salire, è evidente. Però tutti, allora non si poteva parlare, come impastiva un discorso, ti sbranavano la stampa del regime e i politici di sinistra, certo per motivi diversi, i massoni per i soldi, gli schei, e la sinistra soprattutto perché aveva perso il proletariato interno e quindi facevo questo ragionamento, beh, si aprono i confini e bene possono arrivare in massa gli immigrati, un proletariato esterno, qui daremo il voto e noi vinceremo tutte le elezioni. Questo era il ragionamento della sinistra. Per anni abbiamo dovuto ascoltare predicatori di sinistra e predicatori massoni così diversi ma così uguali quando ci sono gli interessi. Unirsi e sostenere la globalizzazione è finita, per fortuna ritornano i valori, il lavoro, la famiglia, ritornano i valori, la terra, il federalismo, la libertà dei popoli, ritornano i valori, meno male.